cambiato il comportamento della Juventus in settimana, non tanto per quanto riguarda la querela sugli errori arbitrali da 4 partite, è cambiato o non è cambiato il vento, ma soprattutto una dichiarazione di Moggi rilasciata a Tutto Sport all'indomani del presunto caso Veron, e uso la definizione presunto perché questo caso, ne parleremo secondo me, tra poco, ne parleremo tra poco, Longo, ne parliamo tra poco, che difende la Lazio, assolutamente, da perché suo. Secondo me sono stati lesi i diritti della Lazio in materia di presunzione di innocenza e di elementari garanzie di diritto, visto che a leggere alcuni commenti, ad ascoltare alcuni commenti, sembrava che il caso Veron dovesse tradursi in una condanna, una sentenza di condanna nei confronti di Verone e della stessa Lazio. Queste sono cose che non stanno né in cielo né in terra, perché come spesso accade il giudizio, ma nessuno contesta il diritto da parte della magistratura ordinaria di avviare le inchieste che ritengono opportune e di arrivare alla fine di queste inchieste, lo vedremo anche in materia di doping, emettendo delle sentenze. Sono quelle che interessano solo e soltanto a noi. Invece abbiamo visto, abbiamo sentito anche presunti stravolgimenti di classifica in base ad una, secondo me, assurda conclusione di colpevolezza da parte della Lazio e di Verona. Secondo me la Lazio in questa vicenda è stata pesantemente danneggiata. Detto questo, io ho apprezzato la presa di posizione di Moggi, che a nome della Juventus ha testualmente dichiarato: non ci interessa sapere come andrà a finire il caso Verona, noi vogliamo vincere lo scudetto sul campo. E questo, secondo me, è un atteggiamento sportivo. Anche perché ci ha chiamato il direttore generale del Bologna, Cinguini, vorrebbe intervenire in diretta, adesso ci colleghiamo con lui, però subito la pubblicità, il secondo break. Allora, Oreste Cinguini mi ha detto durante la pubblicità che ha seguito la trasmissione, non ha condiviso le critiche che sono state fatte alla partita Bologna Inter. Allora, alla libertà, Bologna-Juventus, pardon, alla libertà di dire quello che vuole. Allora, non abbiamo fatto critiche. No. Noi non abbiamo fatto critiche a Bologna. Ci mancherebbe. Abbiamo soltanto detto, vedendo le immagini, che secondo noi c'erano dei rigori. Cioè, se non possiamo nemmeno dire questo, allora chiudiamo baracca e burattini. Secondo te c'erano i rigori? Caro che pubblichi la nuova classifica con le 50 punti di penalità. Però fate parlare adesso Cinguini, scusate. Anticipate, non sapete quello che dice. Mettila al bagno la nuova classifica che hai pubblicato sul giornale. Portala al bagno. Vi prego, silenzio per cortesia. Abbiamo Cinguini. Allora, Oreste, intanto ringrazio dell'ospitalità, però non voglio criticare i vostri giudizi. Io dissento da certi giudizi. Oh, e questo è bello. Perché credo che il primo episodio di Inzaghi, i giocatori si strattonano vicendevolmente. E l'ha detto Teotino. La seconda volta le immagini lo testimoniano, che dal canto guarda la palla e poi successivamente va per andare a colpire di testa, si ripara. E questo è stato detto da qualcuno. A nostro parere, come il parere unanime di tutti i giornalisti che ieri erano allo stadio Dall'Ara, è che Falcone anticipa Del Piero, sì, nettamente, prende la palla e viene ammonito per la seconda volta e espulso. La Juventus... Questo però, scusa Oreste, una considerazione. Questo hanno detto i giornalisti vedendo la partita dal campo. Stasera, vedendo la Super Moviola, Falcone anticipa nettamente il giocatore della Juventus. Noi diciamo che la Juventus era fatta una grandissima partita, non è assolutamente una squadra in crisi, ma piena di salute, che guida meritatamente il campionato italiano, ma che ieri l'episodio dell'espulsione di Falcone ha determinato un'inferiorità numerica che certamente a nostro avviso è andata ad incidere pesantemente sul risultato. Questa è la posizione del Bologna. Cioè, mi sembra altresì che un altro episodio, sempre sullo 0-0, in cui un giocatore della Juventus colpisce con una gomitata al volto un nostro giocatore, viene sanzionato dall'arbitro con punizione e solo con il cartellino giallo. Vi ricordo che a quel punto la partita era ancora sullo 0-0. Allora, secondo te l'arbitro ha tifato contro la Juventus? No, non ci permettiamo. Noi innumerevoli volte siamo stati tirati in causa, e te lo sai benissimo anche per quanto concerne l'episodio con il Milan, e non partecipiamo mai perché noi crediamo alla buona fede dell'arbitro, quindi si può sbagliare, però
altresì è che questa partita... No, 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 volevo dire, Oreste, voi non attribuite certamente intenzione malevola all'arbitro, però di fatto tu dici che l'ha danneggiato. Questo non mi sembra. Che non abbiamo proferito parola e vi ricordo che il signor De Santis è l'arbitro di Verona-Bologna in cui a signori venne legato, e voi l'avete testimoniato, un rigore evidentissimo su signori a pochi minuti dalla fine di Laurten, oltretutto signori ammonito per simulazione, ha dovuto saltare la partita con il Verona. Però hai visto Oreste, si parte col dire l'arbitro in buona fede, cioè, poi si ricorda De Santis, però è una che teneva. Ma non abbiamo mai proferito parola. Ma questo è un sospetto. Per noi, al nostro giudizio, l'episodio eclatante è contro una Juventus fortissima, rimanere in 10, per noi è stato significativo. Per voi è stato questo, la Juventus sostiene invece, se ci davano quello che Roma, Melli e gli altri chiamano in mezzo rigore, Teutino, e che qui sempre il pazzo rigore, e c'era un altro mezzo rigore, c'era un rigore intero, la Juventus ha diritto di sentirsi danneggiata, come ha diritto in Bologna, di sentirsi danneggiata dalla mutilazione della squadra da 11 in 10. Ma, questo è il punto. Poi, scusa, poi chi ha ragione, i telespettatori si faranno la ragione. Perché l'intervento comunque di Falcone su Del Piero può anche prendere la palla, ma è un intervento violento. Ma come? Ma certo, è un intervento forte. È un intervento forte sul giocatore. Ma come? Come no? Sì, guarda. Ma il giocatore si rialza tranquillamente del piede. Ma lascia perdere, tranquillamente. Ma come? La scivolata da dietro. Gli arriva una stecca. Scivolata da dietro, quando tu vai a colpire lo colpisci. Ma guarda che lo colpisce con la gamba sinistra e il piede sinistro è piegato verso il Ma guarda che intervento che ha fatto. Cioè, Oreste, però era ammonizione, non era espulsione. Era ammonito l'altro. Secondo me, tu non l'avresti nemmeno ammonito. Il calcio non è nemmeno fallo. Dà molte interpretazioni. Bene, a questo siamo d'accordo. Oreste, vedi? Oreste, scusa un attimo, sono Gino Menicucci. Sì. Non voglio, io tento di non dare l'interpretazione, tento di parlare.